Siamo incontrate con Icella a Lanciano, dove c'è sgomento. C'è sgomento per la morte di Anna Maria Deliseo, 60 anni, la donna che è stata trovata priva di vita ieri nel garage vicino alla sua abitazione. È stata trovata intorno all'ora di pranzo priva di vita dal marito, che ha subito dato l'allarme. La prima ipotesi sarebbe stata quella di un suicidio. La donna si sarebbe impiccata. Subito però si sono fatti avanti dei sospetti negli investigatori. Suicidio o omicidio o istigazione al suicidio? La procura di Lanciano ha aperto un'inchiesta. Il marito, 70enne, vigile del fuoco in pensione, è indagato ed è stato ascoltato fino a tarda sera ieri in caserma. La coppia è molto conosciuta in città. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri di Lanciano con i colleghi della sezione investigativa di Chieti. La salma ieri a tarda sera è stata trasferita nell'obitorio di Chieti, dove verrà effettuata l'autopsia che farà chiarezza sulla morte della povera donna. Anna Maria Deliseo lavorava come collaboratrice scolastica agli Eroi Ottobrini di Lanciano e nella chat della scuola e sui social sono tantissimi i messaggi che ricordano Anna come persona gentile, umile, sorridente. La dirigente scolastica Mirella Spinelli la descrive in un post come preziosissima collaboratrice, instancabile lavoratrice, amorevole supporto ai nostri alunni. Anche nella contrada tutti la ricordano come una bella persona, gentile, dal cuore immenso. Nessuno avrebbe mai immaginato una fine così.